Ottimo, iniziamo ringraziando il professor Galimberti, la nostra tavola rotonda, e chiamo sul palco Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro, Università Tor Vergata, Pier Camillo Davigo, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Emanuele Ferragina, lecturer Dipartimento di Politiche Sociali Oxford University, Francesco no, scusate, mi avevano detto che non c'era. Paola Firmi, direzione tecnica delle Ferrovie dello Stato. Raffaele Solustri, consigliere del CNI. E Valentina Antonelli, rappresentante del Network Giovani. Un po' lo schema che abbiamo replicato anche questa mattina. E inizierei proprio dal professor Giovannini, il cui... La prima domanda, quella che volevo farle, professore, lei è da sempre impegnato su temi quali il lavoro, la sostenibilità, sulla base di quello che abbiamo sentito fino ad ora e che lei ha potuto sentire anche questa mattina, quali sono gli spunti che si sente di dare a questo dibattito? Iniziamo con lei, vi ricordo solo che avrete circa 15 minuti, 10-15 minuti a testa, meno parlate più c'è la possibilità invece di fare un eventuale secondo giro. Grazie mille, mi sono messo l'orologio qui proprio per essere preciso, anche se anche questo è un modo per avere il pensiero calcolante. Io mi sento molto come uno di quelli che da economista, da statistico, ha cercato se non altro di cambiare il modo di calcolo, ormai da 10 anni. Ma facciamo subito un esperimento, vi invito a chiudere gli occhi per 30 secondi e pensare alle 3 cose che augurereste alle persone a cui volete più bene per la loro vita. Beh, naturalmente se avete risposto diventare ogni giorno più ricchi, il PIL è il vostro indicatore e potete anche lasciare la sala, almeno mentre parlo io. Se invece avete detto una buona salute, un buon lavoro, vivere in un posto piacevole, una buona rete di amici, dovete domandarvi perché diavolo corriamo continuamente invece intorno a questo numero magico, il prodotto interno lordo, che domina perché gli statistici e gli economisti hanno sintetizzato in questo concetto tutti i concetti di cui il professor Galimberti ci ha parlato. E la ragione è semplice. Negli anni 50 c'era un problema, non voglio essere così irriguardoso, tra Stati Uniti e Unione Sovietica a chi ce l'aveva più lungo, direbbe qualcuno una volta. Cioè, quale dei due sistemi era migliore? E quindi chi produceva di più, chi consumava di più? E poi sappiamo com'è finita, naturalmente. Al punto tale che, infatti, nell'Unione Sovietica c'era un sistema di calcolo diverso, non usavano il PIL. Adesso abbiamo il pensiero unico, abbiamo un unico concetto, circolare e così via. La domanda che io 10 anni fa mi sono posto, più o meno a ottobre del 2010, organizzando il primo forum mondiale dell'OCSE su questi temi, che poi ha dato origine a questo movimento mondiale di cui avete forse sentito parlare sotto la dizione Oltre il PIL, la commissione Stiglitz, il Bhutan, la felicità e così via, era proprio quella della distinzione tra sviluppo e progresso. Progresso era una parola, mi corregga professore, che nella seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, è stata abbandonata perché sia comunismo che nazifascismo l'avevano presa come obiettivo ultimo dei loro sistemi, visto come era andato, lasciamo perdere, e si è cominciato a parlare di progressi tecnologico, scientifico, cioè abbiamo perso l'idea dell'unitarietà della nostra società e del nostro modo di essere. E finché noi, mondo occidentale, andavamo avanti e i poveracci dei paesi sottosviluppati stavano come stavano, il sistema apparentemente reggeva.
quando giustamente c'è stato un riequilibrio, abbiamo capito che i modelli di consumo non vanno bene, che l'ambiente è finito, eccetera, eccetera. Io sono abbastanza coinvolto in queste cose a livello internazionale, tra l'altro sono stato cooptato nel Club di Roma, Club di Roma creato tanti anni fa da Aurelio Peccei proprio sui limiti alla crescita. Che cosa ho imparato da tutto questo? E poi entro sulla questione del lavoro. Primo, che la misurazione conta molto, perché il modo con cui funziona oggi la nostra società è che se non misuri, quella cosa non è rilevante, non esiste. E allora la battaglia per misurare le quattro forme di capitale, uso sempre questi concetti economici, accanto al capitale fisico, quello che tra l'altro voi contribuite a costruire, il capitale naturale, il capitale umano, il capitale sociale. Queste quattro forme di capitale sono fondamentali per la sostenibilità. E perché? Perché in qualche modo il capitale è l'unico strumento con cui leghiamo le generazioni. E non c'è dubbio che la nostra società ha fatto un overshooting micidiale consumando capitale destinato alle generazioni successive. La crisi del debito viene da questo, ma forse anche la crisi della speranza di vita. Scusate, l'aumento straordinario della speranza di vita che c'è stato, forse ci siamo appropriati di anni che non spettavano a noi, spettavano a chi veniva dopo. Non a caso, come la Grecia è entrata in crisi, spese sanitarie abbattute, eccetera, e anche la speranza di vita. Per la prima volta, per un paese sviluppato, la speranza di vita sta riducendosi. Così come è successo nei paesi dell'est europeo, dopo la crisi dell'Unione Sovietica. Sappiamo dagli studi fatti sul cosiddetto planetary boundaries, sui limiti del pianeta, che ormai siamo entrati in una zona ad alto rischio, al punto tale che si parla dell'antropocene, cioè il fatto, una nuova era geologica che l'uomo ha determinato. E questo rischio, entrando nelle zone a rischio dell'acidificazione, del consumo dei mari, eccetera, fa sì che, e voi sapete bene come ingegneri di cosa sto parlando, queste diverse forze possono entrare in modo sinergico o contrastarsi, fondamentalmente entriamo in una fase fortemente instabile in cui le non linearità dominano. E allora noi economisti che immaginiamo, no, uno sviluppo, siamo finiti da questo punto di vista. Siamo cioè di fronte a un cambiamento paradigmatico che fa scrivere al sistema delle Nazioni Unite con il programma appunto dello sviluppo per i paesi in via di sviluppo e l'ultimo rapporto sullo sviluppo umano, che i due elementi chiave sono vulnerabilità e resilienza. Non devo spiegare a voi che cos'è la resilienza, voi l'avete insegnata agli economisti, agli altri. Il mondo finalmente si è scoperto quello che era, cioè vulnerabile. Siamo spaventati, alcuni reagiscono meglio di altri, perché? Perché sono più resilienti, cioè sono capaci di reagire agli shock. E il rapporto delle Nazioni Unite dice fondamentalmente questa non sarà l'ultima crisi, anche se ne usciamo. Ce ne saranno altre. E allora dobbiamo concentrare i nostri sistemi economici, sociali, soprattutto, a essere resilienti e naturali, perché possiamo costruire una natura più resiliente, cosa che non abbiamo fatto. Vedete allora come queste parole ci aiutano a capire che forse è il momento, è venuto il momento sempre di più, di immaginare un diverso modello di sviluppo. Io sono stato coinvolto dal re del Bhutan nel 2013, proprio prima di diventare ministro, in un gruppo di lavoro internazionale, abbiamo fatto un rapporto all'ONU. Se volete guardare su Nature, abbiamo pubblicato, c'è un grafico che io materialmente, tra l'altro,
ho disegnato sulla sabbia mentre aspettavamo che il re venisse a parlare con noi, che sintetizza un po' questa visione e che tra l'altro mette insieme i temi della felicità, dello sviluppo sostenibile, del funzionamento dell'economia. Il problema, ha ragione il professore, sono i bisogni. La piramide di Maslow, che è questa piramide in cui all'inizio tipicamente, questa sviluppata dagli esperti di marketing, ci dicono che prima di tutto tentiamo di soddisfare i bisogni di base e poi via via evolviamo, è un concetto sbagliato per varie ragioni, ma soprattutto perché la pubblicità rende endogeni le preferenze. E quindi non appena noi ci stiamo per spostare alla fascia superiore, paf, quello ce lo sposta avanti e noi non solo abbiamo bisogno di un telefono, abbiamo bisogno assolutamente di un telefono cellulare, ma abbiamo assolutamente bisogno dell'iPhone 6 e da domani anche l'iWatch. Tra l'altro mio figlio ieri sera, scusate la battuta, mi ha mandato un disegnino che non so dove ha preso, sulla nuova base della piramide di Maslow, che non è più i bisogni fondamentali dell'uomo, cioè la nutrizione, eccetera, ma sotto, quindi prima, alla base di tutto c'è ricaricare le batterie, quella dopo è il wifi e poi dopo cominciamo a parlare. Ecco, questo gli ho chiesto dove l'ha trovato, era scritta, credo che sia una nuova evoluzione dell'Homo sapiens, che tra l'altro, non so se l'avete visto, nelle rappresentazioni, no? C'è l'uomo scimmia che via via diventa Homo sapiens e poi alla fine riassume la posizione da scimmia davanti al computer, tutto di nuovo piegato. C'è una strada possibile? C'è un modo per prendere positivamente tutto questo e non semplicemente come una profezia di sventura? Sì, c'è. Ci sono una serie di tendenze positive che ancora non sono dominanti, ma che vi voglio segnalare. Primo, la cosiddetta economia circolare, finalizzata ad abbattere drasticamente l'uso dei materiali e finalizzata al riuso dei materiali. Caterpillar, e non sto parlando di un'azienda, si è impegnata a ricostruire, a costruire i nuovi motori, tutti riusando materiali usati. E guarda caso hanno scoperto che non solo costa di meno, ma sull'ambiente ha un effetto molto minore naturalmente, e servono più persone per farlo. E quindi, nonostante costi meno complessivamente, e quindi è un'opportunità per dare lavoro invece che ridurre la base lavorativa. Allora, questi temi, come l'economia circolare, hanno fatto immediatamente inferocire i produttori di materie prime, in Europa in particolare, sarà uno dei temi su cui la nuova Commissione europea dovrà lavorare. Il concetto di ecosistema, il cui benessere noi dobbiamo salvaguardare come valore in sé, non solo perché senza di quello noi moriamo, sta cominciando ad emergere. Concetto che in Oriente è assolutamente profondamente inserito nella cultura, ma che in Occidente invece abbiamo usato in modo strumentale per le ragioni che abbiamo sentito prima. Vulnerabilità, resilienza. Progresso che non sia soltanto sviluppo. L'anno prossimo le Nazioni Unite definiranno i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile per tutto il pianeta. Per la prima volta tutti saremo soggetti teoricamente a obiettivi comuni. Come misurarli è quello che mi sta facendo impazzire in queste settimane, visto che appunto guido un gruppo di lavoro per Ban Ki-moon su queste cose. La misura è ancora fondamentale, perché senza misurare non riusciamo a capire se stiamo andando, con quel pensiero calcolante, nella direzione giusta. E il lavoro in tutto questo? E in particolare il lavoro in Occidente.
L'OCSE ha recentemente pubblicato le sue previsioni a 50 anni, 30 anni, 50 anni. Su questo il Guardian ha titolato: il capitalismo ha dato già il suo meglio per i paesi sviluppati e entro il 2003 lo darà anche per quelli in via di sviluppo. What's next? Che è esattamente la domanda. Cosa c'è dopo? Anche perché questo studio ci mostra che chiaramente i paesi emergenti cresceranno molto più dei paesi OCSE, quelli sviluppati, ma tutti cresceremo un po' di meno. La popolazione invece continuerà a crescere. Il cambiamento climatico comincerà a generare costi molto rilevanti. Come faranno i paesi sviluppati a competere? L'unica risposta del pensiero economico è riducendo i costi, cioè i salari dei lavoratori. E sia l'OCSE che il Guardian dicono: e quindi? La risposta non c'è. Questa è la verità. La risposta non c'è. Oggi non ce l'abbiamo questa risposta. E io ormai sono molto tempo che vado dicendo che quando abbiamo in Europa oltre 150 miliardi di euro sprecati ogni anno perché i giovani che non studiano e non lavorano sono così tanti, quindi il capitale umano che sprechiamo è nell'ordine di 150 miliardi di euro all'anno, abbiamo un livello di povertà mai visto e così via, la vera domanda è che noi non sappiamo come si gestisce una democrazia che non cresce. Ma non perché la crescita, perché se non generiamo lavoro, la gente, tra virgolette, si arrabbia, non ha nulla da fare e si mette a fare la rivoluzione. Come voi sapete, una delle i grandi boulevard di Parigi, Haussmann, furono costruiti appunto in questo, correggetemi se sbaglio, se dico qualcosa vi prego, furono costruiti con l'idea di distruggere le vecchie case a Parigi che avevano le aree interne dove si riunivano e quindi la polizia non poteva vederle. Quindi avevano anche l'obiettivo di eliminare le aree non visibili. Quando la gente non ha più prospettive si arrabbia. E questo credo che sia un tema che riguarda poi le politiche del lavoro, le politiche sociali e così via. Ma torniamo al tema iniziale, vulnerabilità e resilienza. E noi non ci siamo attrezzati in Europa e in Italia in particolare con un sistema di welfare che spinge in questa direzione. Io mi sono battuto per la creazione di un reddito minimo di riattivazione delle persone, perdendo. L'Italia e la Grecia sono gli unici due paesi, ma poi sono sicuro che ne sentiremo successivamente parlare, per cui se tu cadi in povertà è finita. In Italia noi abbiamo 6,3 milioni di poveri, 1,2 assoluti, cioè che non riescono a comprare un paniere minimo di beni e servizi, di questi 1 milione e 3 sono minori. Quindi stiamo caricando questa molla sociale che rischia di scoppiare ben prima della molla ambientale. Concludo. Non abbiamo molto tempo, anzi, ne abbiamo molto poco. E abbiamo bisogno di cambiare mentalità, come ci diceva il professor Galimberti prima. La buona notizia è che abbiamo delle pratiche che stanno crescendo in giro per il mondo, che mettono insieme ambiente, società, economia, passando il più delle volte dal luogo, dai luoghi, dalla ricostruzione delle comunità, dalla rivalutazione e riorganizzazione degli spazi, cioè le cose di cui vi occupate voi. Tutti siamo chiamati a questo sforzo straordinario, le imprese in primo luogo. E concludo appunto con una provocazione. Quando ero ministro del lavoro ho cercato di spiegare alle imprese italiane che era nel loro grande interesse prendere giovani e attivarli.
ma non perché bisogna essere solo buoni, ma perché se il mercato del lavoro non si sblocca, non ci sarà nessuno che comincerà a riattivarsi. Quindi il mercato del lavoro è la causa, non è l'effetto della crisi. La paura blocca. Ecco, io credo che le imprese, con tutte le difficoltà che conosco molto bene, abbiano un nuovo campo dove declinare quella che si chiama responsabilità sociale d'impresa, che sempre di più viene declinata in termini ambientali, che invece va declinata in termini sociali. Se non ce la mettiamo tutta, tutti, non solo non facciamo quel cambiamento di mentalità che ci ricordava prima il professor Galimberti, ma è molto difficile inventare un nuovo modello di società e realizzarlo nei tempi necessari. Grazie. Grazie. Le chiedo, professore, di appoggiare pure il microfono, perché il suo funziona, in realtà tutti i vostri funzionano benissimo. C'era proprio un problema con quello del professor Galimberti prima, però il vostro microfono funziona. Vi chiedo anche se volete sempre su Twitter dare degli spunti, io poi li coglierò e cercherò di passare la palla agli ospiti qui con me, quindi sentitevi pure liberi di farlo. Professor Davigo, chi meglio di lei può declinare il concetto invece di crescita mista anche a legalità? Le chiediamo la sua opinione da questo punto di vista, alla luce di quello che stiamo sentendo, come possiamo inserire il concetto di legalità? Io sono un giudice penale, quindi in un certo senso un patologo della società. Della società perché anche se i giudici si occupano di casi singoli, quando i casi singoli sono frequenti o sono molto simili o riguardano un numero rilevantissimo di imputati, finiscono per essere fenomeni. Una volta un ministro della giustizia disse, ma insomma i magistrati si devono occupare dei casi singoli, la politica si deve occupare dei fenomeni. Ho capito, ma quando faccio un processo a 4.000 persone, per esempio, non sono più 4.000 casi singoli, sempre per la questione della quantità di cui diceva il professor Galimberti. Quello che a me colpisce è la devianza di massa della classe dirigente italiana. E siccome gli ingegneri sono un pezzo importante della classe dirigente italiana, inevitabilmente questa devianza riguarda di riflesso anche loro. Io mi sono occupato a lungo di corruzione. La corruzione viene trattata dal nostro legislatore, ma anche dai commentatori, come se fossero una serie di comportamenti devianti individuali. C'è qualcuno che si comporta male, che fa delle cose che non deve fare, allora il problema è scoprirlo, punirlo non troppo, perché se no c'è accanimento, c'è giustizialismo. In realtà non è così. La corruzione è una devianza collettiva, non è una devianza di qualcuno, di uno o due. Guardate, io sono rimasto impressionato dalla legge che io chiamo sedicente anticorruzione, la legge 190 del 2012, la cosiddetta legge Severino, dal nome del ministro proponente l'emendamento, perché descrive un mondo che non esiste. Tutta la normativa sulla prevenzione della corruzione, che produrrà un'altra ampia fetta di disboscamento dell'Amazzonia per produrre carta inutile, muove dal presupposto, per esempio, che sia possibile evitare la corruzione controllando meglio gli appalti pubblici. Il minimo che si possa dire è che non sanno di che cosa stanno parlando. Vi leggo un brevissimo brano di un interrogatorio reso nel 1992 da un importante manager di una azienda a partecipazione pubblica. Sono passati 22 anni, questo è ancora un importante manager di un'azienda a partecipazione pubblica, e parlava di un ente. Ho omissato deliberatamente l'ente, perché non importa qual è l'ente, ma è il meccanismo che viene descritto. A proposito di quest'ultimo, posso dire che da molti anni funziona un cartello di 200 imprese che si riuniscono periodicamente, vedono il ruolino delle opere che sono andate o devono andare in consiglio di amministrazione e decidono come deve essere attuato il giro di chi vince. La scelta avviene tramite un sorteggio, nel senso che si scrivono i nomi delle imprese su bigliettini e poi si estrae a sorte. Attraverso il sorteggio si decide cioè che il primo gruppo di imprese si aggiudica il primo appalto, il secondo gruppo di imprese il secondo appalto e così via. Quindi tutte le norme sugli appalti, la pubblicità,
È Star Trek, è fantascienza, non ha niente a che vedere con la realtà. La realtà è il sorteggio con i bigliettini delle imprese che devono vincere. Vengono nominati dei coordinatori delle imprese che hanno il compito, quando la gara viene successivamente bandita, di chiamare le altre imprese per sollecitarle a ringraziare, cioè a rinunciare alla gara che non devono vincere, ovvero per comunicare loro l'entità del ribasso che devono indicare alla loro offerta in modo da non vincere. Tutto ciò passa, ovviamente, attraverso la comunicazione del valore della scheda segreta. In questo ente si paga praticamente chiunque, voglio dire anche a livello di commessi, e qui devo mettere una nota che sarebbe comica se non fosse tragica. Ricordo che un imprenditore mi disse in un interrogatorio che l'avevano pregato di non portare più denaro in valigette 24 ore o 48 ore, perché dopo aver regalato le valigette vuote a tutti i parenti, amici, conoscenti e passanti, avevano ancora due stanzoni pieni di valigette vuote, dopo aver tolto il denaro, che non sapevano più come smaltire. Allora dicevano: mi raccomando, il denaro lo porti in sacchetti di plastica, che sono più facilmente smaltibili, a proposito dell'ambiente, tra l'altro. E dice comunque, si paga praticamente chiunque, voglio dire anche a livello di commessi. Più in particolare, per il discorso che qui interessa, si paga sia la struttura dell'ente, sia il sistema dei partiti. I partiti ricevono a livello di segretari nazionali amministrativi, e cioè percettori sono i segretari nazionali dei partiti di maggioranza e dei più grossi partiti dell'opposizione. Il flusso di cui ho parlato è standardizzato da almeno 20 anni, questo nel 92. Siccome non è stato fatto praticamente nulla negli ultimi 20-22 anni per contrastare questo fenomeno, possiamo ritenere che in via di prima approssimazione il flusso di cui questo signore parla sia standardizzato da almeno 40 anni. Ecco, allora, il giudice penale si trova ad affrontare questa roba qui. Allora, quando io sento dire scemenze tipo l'abuso della custodia cautelare, ma secondo le regole del codice di procedura penale non ce ne dovrebbe essere uno in libertà di questi qui? Stiamo parlando di un sistema che va avanti da 40 anni, un sistema criminale e criminogeno, un sistema che è descrivibile con i parametri tipici del crimine organizzato, e allora dovrebbe essere affrontato con la tipologia tipica del crimine organizzato. Eppure, con un'impudenza degna di miglior causa, si dice c'è l'abuso della custodia cautelare, l'abuso della custodia cautelare di fronte a una roba di questo genere. E questo è uno dei settori. Ho citato questo perché, trattandosi di lavori pubblici, non vi dico comunque che ente è, o potrei anche dirlo, tutto sommato, non è un mistero, era l'ANAS, adesso è diventata una società per azioni, ma credo che le cose siano poco cambiate. Vogliamo parlare della finanza. Ho raccontato a Cernobbio qualche giorno fa questa vicenda per fare un confronto fra la criminalità predatoria da strada, quella che una volta si chiamava microcriminalità, e la criminalità dei colletti bianchi, che fa danni incomparabilmente più gravi di quelli che fa qualunque delinquente da strada a un numero enormemente più elevato di persone. Ho citato il processo per l'aggiotaggio Parmalat, dove mi divertivo a prendere in giro la mia collega Ponti, che presiede quel processo, perché aveva 45.000 parti civili, cioè 45.000 vittime che volevano essere risarcite. E allora ogni tanto le telefonavo e le dicevo: come fai a fare l'appello al mattino? Ci avete mai pensato, eh? Sono numeri da stadio, ma in un processo bisogna fare l'appello per sapere chi c'è e chi non c'è. E perché vi dico questa cosa? Per farvi riflettere su un dato. Quanto ci impiega uno scippatore a fare 45.000 vittime? Io non ho nessuna simpatia per gli scippatori, però ci vuol pure proporzione nelle cose, no? 45.000 scippi, se ne fa 4,5 al giorno di media, cioè 9 ogni due giorni, gli ci vogliono 10.000 giorni. Statisticamente è impossibile fare 45.000 scippi per 10.000 giorni senza essere arrestati, perché più o meno prima o poi ti prendono, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Secondo, una signora che viene scippata, quanto può avere nella borsetta una mensilità di pensione se è appena andata a ritirarla? Io non ho mai visto nessuno che nella borsetta avesse i risparmi tutta la vita. Molti di quei 45.000 avevano investito nei bond Parmalat e risparmi tutta una vita. Allora, questo dà già la dimensione qualitativa e quantitativa della diversa gravità della criminalità dei colletti bianchi rispetto alla criminalità predatoria da strada. Beh, sapete qual è la percentuale di colletti bianchi detenuti prima dei recenti provvedimenti di sfoltimento delle carceri? Lo 0,4%. Se andiamo a vedere quelli in espiazione pena saranno 2, 3, 4. Infatti quando il presidente di Parma venne arrestato in esecuzione di pena disse: non me l'aspettavo, aveva ragione lui, perché è assolutamente anomalo che venisse arrestato uno
che facesse cose di questo genere. Ed allora un sistema di illegalità di queste dimensioni che fa danni di questa gravità, e guardate che non sono soltanto danni economici, sono danni anche in vita, anche in vite umane. Faccio solo due esempi. Primo esempio, visto che parlavamo dell'ANAS, c'è stato un ministro che è stato condannato, era il ministro dei lavori pubblici, perché aveva avuto questa brillante idea. Si faceva segnalare dalle prefetture tutti gli incidenti stradali con morti o feriti. Indi assegnava, con provvedimento di somma urgenza, gli appalti a trattativa privata alle imprese, perché diceva bisogna drizzare la curva, perché la gente muore su quella strada. Dopodiché l'impresa che aveva trattato a ribasso otteneva una dilazione nella consegna dei lavori e frequentemente una variante in corso d'opera, una revisione dei costi, per cui tutto costava molto di più, ovviamente il ministro prendeva il 5% del valore dell'appalto su tutto questo, e nel frattempo per anni sulle strade stavano cantieri e il numero dei morti e dei feriti per questi cantieri aperti aumentava esponenzialmente, quindi c'erano più morti per incidenti stradali in conseguenza di questa attività. O ancora, una delle attività più frequenti, e qui c'entrano come gli ingegneri, con cui le imprese recuperano le offerte a ribasso che hanno fatto talvolta per vincere gli appalti, è di fornire prodotti scadentissimi. Le pubbliche amministrazioni non sono in grado di controllare quello che ricevono, non hanno corpi tecnici adeguati e comunque in generale il codice civile prevede 2 anni per denunziare i vizi. I vizi si scoprono tardi, la pubblica amministrazione non è efficientissima, di solito non riesce a tutelarsi in giudizio per tempo, quindi ci rimette i soldi e basta. E poi gli edifici crollano, le scuole crollano, e non soltanto quando c'è il terremoto, a volte è anche così, perché ci hanno messo la sabbia al posto del calcestruzzo, perché il collaudatore ha collaudato, ha scritto per esempio che i pilastri erano interrati 9 metri, faccio riferimento a processi che mi è capitato di fare, e invece erano interrati 1,5 metri. Ha scritto falsamente di aver controllato, non aveva controllato un accidente di niente e via di questo passo. Allora, di fronte a una classe dirigente che si comporta così, e guardate che non è uno o due che si comportano così, sono percentuali che fanno impressione. Concludo soltanto con una battuta. Anni fa, a Rozzano, un comune vicino a Milano, ci fu un efferato delitto. Venne uccisa una bambina di 2 anni in braccio al padre per un regolamento di conti in materia di droga. E siccome era agosto, i giornali avevano poco da scrivere, continuarono a parlare di questo omicidio per giorni. E tra le altre cose dissero che Rozzano era un posto pieno di pregiudicati, che bisognava assolutamente aumentare i carabinieri. Ora, è vero che Rozzano è un posto pieno di pregiudicati, sono lo 0,81% della popolazione, una percentuale molto alta rispetto alla media anche dell'Interland milanese. E però parlandone con dei colleghi facevo questa riflessione: a Montecitorio la percentuale di pregiudicati è del 10%. Grazie. Grazie professore. E adesso andiamo in Inghilterra, dove insegna appunto Emanuele Ferragina. È interessante sapere il tuo punto di vista da persona che appunto non è in Italia ma insegna all'estero. E tu hai scritto un po' di libri, uno è in uscita, lo stai appunto concludendo. Mi dicevi che bisognerebbe parlare un po' di più di uguaglianza ed efficienza e che spesso avere più uguaglianza potrebbe anche significare avere più efficienza, anche se questo di fatto qui non viene adottato come tipo di approccio. Prego. Innanzitutto chiedo a voi ospiti se posso alzarmi per parlare, perché io non riesco a parlare seduto dalla sedia, quindi mi scuso anticipatamente del rompere le regole di quella che dovrebbe essere una tavola rotonda. Io nella vita mi occupo di scrivere, sostanzialmente di fare ricerca e insegnare. E rispetto a tutto il dibattito che ho sentito fino a questo momento in questa tavola rotonda e anche quello che ho ascoltato un po' stamattina, vorrei partire proprio dal concetto di città e dal concetto di periferia. Sentivo molto parlare di smart city. Io, vivendo in Inghilterra e vedendo spesso come l'inglese viene utilizzato in italiano, ho la profonda convinzione che spesso utilizziamo delle parole in inglese quando queste parole già esistono in italiano. Smart si può tradurre tranquillamente intelligente, quindi la città intelligente, quando vogliamo
parlare di qualcosa, ma non abbiamo precisamente l'idea di quello che vogliamo dire. Ora, per rendere la città intelligente, bisogna partire dalla periferia. Questo perché? Per una ragione molto semplice, e con questo penso il professor Giovannini concorda pienamente con me, sono lì le riserve di crescita, se vogliamo utilizzare la parola crescita, anch'io sono molto vicino a quello che dice il professor Galimberti sulla nostra idea di crescita, ma è nelle zone in cui c'è più deprivazione che è possibile crescere di più, che è più possibile sperimentare e creare delle soluzioni sostenibili. Utilizzo questa piccola metafora della città che si avvicina a quella dell'idea tecnica, questa idea di smart city che si sente, di cui si sente spesso parlare, per poi passare al livello successivo, il livello macro. Io l'anno scorso ho scritto un libro che si intitolava Chi troppo, chi niente, che diceva una cosa molto semplice, molto banale, che sostanzialmente redistribuire risorse e opportunità in Italia era efficiente. Ora, come ben sapete, c'è grande dibattito su quella che è l'idea di efficienza e quella che è l'idea di uguaglianza, e molto spesso le due cose sono separate, cioè sia l'idea che redistribuire, dare alle persone quindi che sono meno produttive in teoria, sia qualcosa che riduce l'efficienza complessiva del sistema. Bene, questo tipo di ragionamento in Italia è completamente fasullo, è un ragionamento che non funziona. Perché proprio redistribuendo risorse e opportunità partendo dalle periferie sarebbe il miglior modo per rendere il paese più efficiente. Si parla tanto di innovazione, io non ne capisco molto a livello tecnico, sono un sociologo, però penso che l'innovazione fiorisca, per quello che ho potuto vedere nella mia vita e leggere, nei posti dove esiste un ambiente che conduce all'innovazione tecnica, cioè semplicemente dove lo Stato, i cittadini, costruiscono un ambiente nel quale chi ha una buona idea può metterla in pratica. Ma badate bene che i paesi non crescono per l'innovazione, qui dico una cosa che può sembrare controversa, ma i paesi crescono quando c'è una media elevata degli standard, cioè quando la maggior parte della popolazione raggiunge un livello medio di competenza, perché solo in questi contesti dove poi l'innovazione fiorisce in maniera molto rapida e veloce. E vi voglio fare un esempio paragonando l'Italia e la Finlandia, due paesi abbastanza diversi per tante ragioni. Bene, l'Italia e la Finlandia spendono, investono se volete, l'Italia un po' meno, la Finlandia un po' di più, spendono nel loro stato sociale un quarto del prodotto interno lordo. Cioè, sia l'Italia che la Finlandia spendono a livello di PIL pro capite un quarto del loro prodotto interno lordo per lavorare per fornire i servizi sociali ai cittadini. Cioè l'Italia e la Finlandia hanno una percentuale di spesa praticamente uguale a livello pro capite. Bene, i risultati sono molto diversi. L'Italia, se prendete l'Europa 15, l'Europa prima dell'allargamento, è il paese più inefficiente nella capacità di ridurre la disuguaglianza. Se prendete un indice molto semplice, che è la distribuzione di reddito prima dell'intervento dello Stato e quella successiva, sono misurazioni complesse che hanno dei problemi, ma l'Italia è l'ultimo paese dell'Europa 15 per capacità redistributiva del suo welfare. Cioè, noi spendiamo quanto la Finlandia, ma abbiamo una capacità di redistribuire il reddito che è molto inferiore al paese scandinavo in questione, paese nordico, meglio dire, paese in questione. Perché questo è importante? Perché, come vi dicevo prima, la ragione principale per la quale il nostro paese non riesce ad andare avanti è, a mio avviso, da ritrovare nella strutturazione e nella persistenza di diversi tipi di disuguaglianza. Il mondo ci è cambiato sotto i piedi. Cioè, negli ultimi 20 anni, in parallelo a questa incrostazione e incapacità di cambiare dell'Italia, perché se voi guardate il sistema di welfare italiano è un sistema che è evoluto molto poco, con alcune eccezioni di alcune politiche, rispetto ad altri sistemi di welfare che hanno cominciato a spostare parti della protezione sociale da quelli che venivano definiti vecchi rischi sociali, come il rischio appunto dovuto alla vecchiaia, a quello dell'investimento sui giovani e le politiche per il futuro, quindi politiche per il lavoro specificamente e politiche per la famiglia, ma per la famiglia intesa in senso più largo di quello che comunemente spesso facciamo coincidere. Quindi quello che è successo nell'Italia è che il mondo ci è cambiato sotto i piedi attraverso quella che
Polanyi avrebbe definito un'altra grande trasformazione. Cioè sono successe delle cose incredibili. Il neoliberismo, e in quello che diceva prima il professor Galimberti, io preciserei, non è il problema dei numeri, non è il problema del trionfo dell'idea di contare e misurare, ma il problema è che dietro l'idea di contare e misurare si nasconde un'ideologia molto potente, che è quella neoliberista, e in realtà i numeri ci servono. I numeri vanno utilizzati, perché se noi utilizziamo i numeri con coscienza ci renderemo conto che i numeri sono al servizio dei più deboli. Il problema è che i più deboli non riescono ad utilizzare questi numeri, come quelli per esempio sulla disuguaglianza e su quali effetti avrebbe la redistribuzione del reddito, una misura come quella di cui parlava il professor Giovannini, avrebbe non solo sui poveri ma sull'efficienza del paese. Quindi facciamo attenzione. È vero, c'è un problema di escalation tecnica, però è vero anche che i numeri vengono utilizzati in maniera molto ideologizzata per raggiungere alcuni fini. Allora, come vi dicevo, questa grande trasformazione ci è passata davanti a livello globale, e quattro, potete identificare almeno quattro direzioni generali. Uno è il trionfo della governance neoliberale. Pensate, oggi non si può fare una politica, non si può discutere di nulla che fuoriesca dall'idea di austerità competitiva. Non di approfondire questi concetti, ma sono felice di discuterne. L'altro è l'integrazione monetaria, cioè noi abbiamo costruito una moneta comune senza preoccuparci minimamente dell'integrazione delle politiche pubbliche e sociali dei vari paesi. Era una ricetta per il disastro. Allora c'è una sola scelta possibile a questo punto, che non è quella di sfasciare l'Unione Europea, ma che è quella di integrare maggiormente. Cioè ci siamo legati le mani a metà, e legarsi le mani a metà provoca delle contrazioni al sistema molto complesse. L'unica maniera che abbiamo per reagire è quella di trovare delle modalità di far crescere la solidarietà fra i paesi europei, che significa letteralmente distribuire dalla Germania alla Grecia. E andatela a spiegare ai tedeschi. Il terzo punto è quello del welfare state obsoleto, cioè noi abbiamo un welfare state che continua a proteggere solamente alcuni rischi, fra cui quello di continuare a dare delle pensioni eccessive a gente che non ha contribuito per averle. Su questo io, insomma, mi batto sempre, ma prima di me si è scritto tanto su questo tema. E il dramma qual è però? Che quando si parla di garantiti in Italia se ne parla in maniera sbagliata. Questo è un paese che è diviso in tre blocchi, ma ce ne sono solo due che parlano, se vogliamo parlare di blocchi sociali. Uno è quello dei garantiti, ci sono garantiti di diverso livello, ma ci sono quelli che vivono nel vecchio mondo fordista, tra virgolette, quelli che hanno iniziato a lavorare molto prima del 1996. Loro continuano a vivere in un mondo di garanzie che vengono difese dai loro sindacati e dai loro partiti. Poi c'è un secondo mondo, che è quello di quelli che vorrebbero liberalizzare il sistema, e badate bene che questo mondo di persone che vogliono liberalizzare il sistema è molto vicino al mondo dei garantiti. Pensate per esempio al pacchetto Treu del 1997, che fu una riforma fatta da partiti che dovrebbero essere vicini ai garantiti e che in realtà liberalizzò moltissimo il mercato del lavoro. E qui viene il terzo gruppo, quello che io nel mio nuovo libro definisco la maggioranza invisibile, che è composta dai NEET, dalle persone che non sono in education o in training o altre forme di formazione, dai disoccupati di lungo periodo, dalla maggior parte dei lavoratori atipici, dai migranti, dei quali in Italia dovremmo cominciare a parlare perché contribuiscono al sistema molto di più di quello che ricevono, e infine dai pensionati poveri. Bene, tutte queste persone, che se voi vi mettete a contarle, ed è giusto contarle, avrete 25 milioni di persone. Tutte queste persone ad oggi stanno perdendo dalla nostra gestione delle politiche sociali, che protegge una piccola sacca di garantiti investendo delle risorse molto ingenti. Ricordatevi quello che vi dicevo prima sul fatto che spendiamo a livello pro capite quanto la Finlandia, che è il paese con il miglior sistema educativo del mondo a livello di scuola primaria. E pensate quanta inefficienza stiamo creando per il futuro, perché non dobbiamo redistribuire a queste persone perché siamo pietisti, ma dobbiamo redistribuire verso questa gente perché è efficiente, perché è una cosa che funziona bene e fa progredire i paesi. Quindi, secondo me, quando ci poniamo la domanda, ma abbiamo tante idee, di tante idee si parla e anche di tante idee intelligenti, perché non si riesce a implementarle? Bisognerebbe ritornare a Marx. Il campo sociale è uno scontro fra interessi contrapposti. Abbiamo voluto cancellarla questa realtà, sono stati i partiti stessi della sinistra che hanno voluto smettere di discutere questo concetto, ma la realtà alla fine va sempre lì. Una società è divisa in gruppi che hanno interessi contrapposti, più o meno assimilabili. L'Italia è divisa in tre gruppi, ci sono i garantiti,
quelli che hanno portato avanti un'agenda neoliberale, e la maggioranza invisibile, che sono tutte le persone che hanno pagato le conseguenze di questa agenda neoliberista. Quindi voi vi trovate di fronte a un paese fermo, che non riesce a cambiare le sue regolamentazioni sul mercato del lavoro per i super garantiti, e dall'altra parte ha smantellato qualunque tipo di garanzia sul mercato del lavoro per chi ha cominciato a lavorare dal 1996. Se voi prendete il tasso di protezione delle persone che hanno cominciato a lavorare in Italia dopo il 1996, è completamente più basso rispetto a chi ha cominciato a lavorare prima. A questo aggiungeteci un altro corollario, che le persone che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 sono mediamente più istruite di quello che hanno cominciato a lavorare prima. Che cosa significa questo? Che maltrattando queste persone, non riuscendo a creare un sistema di protezione che in alcun modo gli possa dare una base per vivere degnamente, stiamo praticamente dandoci la zappa sui piedi, distruggendo quello che prima il professor Giovannini definiva il capitale umano, che è probabilmente, in un mondo che cambia così velocemente, è ancora più importante di quello economico. Quindi il paese non è che non cambia perché non ci sono idee o perché non si vuole discutere, il paese non cambia perché la forza pregnante dei garantiti che controllano buona parte delle istituzioni è più forte di quelli della maggioranza invisibile, come la definisco, che non è mai riuscita a organizzarsi, che non riesce a organizzarsi, che ha una voce molto flebile, ma questo ce l'insegna la storia. Questo non significa che abbiamo bisogno di una rivoluzione per andare avanti, ma questo significa che le persone che sono in una posizione più debole devono trovare una forma di espressione all'interno del mondo politico per combattere contro quelle sacche di garantismo e di illegalità di cui si parlava prima, che riescono a governare questi processi, mantenendo il paese fermo su importanti dinamiche, ma facendolo muovere molto rapidamente verso la distruzione dei diritti dei lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo. E quindi chiudo su quello che secondo me dovrebbe essere la ricetta, magari è un po' troppo semplicistica, ma abbiamo bisogno di due cose: abbiamo bisogno di universalismo e di redistribuzione. Abbiamo bisogno di universalismo perché abbiamo bisogno tutti quanti di asili nido per poter fare una vita normale, non è solamente negli interessi dei più poveri poter garantire dei servizi all'infanzia decenti. Come fa un genitore a lavorare propriamente se non ha una nonna a casa, se è praticamente quasi impossibile nel mezzogiorno d'Italia poter portare il proprio bambino in un asilo nido? E badate bene che per finanziare questo tipo di politica abbiamo bisogno di molti meno soldi di altri che sono stati buttati. Prima a pranzo parlavamo, è un problema di priorità. Bisognerebbe sedersi, discutere su quali sono le priorità, quelle più produttive e socialmente più funzionali, e come implementarle. Il secondo è la redistribuzione, e su questo chiudo. Ma facciamo attenzione che ci sono due tipi di redistribuzione. Una è all'interno del nostro paese, che dovrebbe essere una redistribuzione tra la minoranza visibile e super garantita e la maggioranza invisibile che stenta a riconoscersi e a diventare parte sociale, ma ha un ruolo fondamentale nella società. Pensate solo ai servizi di cura e a tutte quelle attività che non vengono svolte attraverso l'economia formale. In inglese c'è una bella distinzione fra work e labor, in italiano non ce l'abbiamo, ma c'è differenza tra il lavoro formale e il lavoro di cura e altri tipi di lavori che non vengono monetizzati. E quindi questa redistribuzione, che dovrebbe prendere piede in Italia, ma anche e soprattutto a livello quantomeno europeo, ed è lì che abbiamo delle grandi difficoltà dal punto di vista organizzativo, dovrebbe essere giustificata non solo sulla base del proteggere i più deboli, ma anche sulla base del fatto che questo renderebbe il paese più efficiente, favorendo anche classi medie qualificate che magari non fanno parte direttamente della maggioranza invisibile, ma che si stanno progressivamente impoverendo e divenendo sempre più lontane da una piccola sacca di garantiti che beneficiano di questo sistema altamente disfunzionale. Grazie. Grazie, Emanuele.